Innanzitutto che questo 26 aprile entra nella storia del calcio, cioè grazie per lo spettacolo che ci avete offerto. La seconda considerazione era: forse poteva andare meglio? O peggio? Dipende da come si vedono le cose. È stata una bella partita, sì, perché credo che per tutti i tifosi di calcio hanno visto un grande spettacolo con tanti gol, con grande qualità individuale, qualche errore. Se io devo vedere il bicchiere mezzo vuoto, lo dovevamo difendere meglio. Abbiamo preso 4 gol, molti su errori individuali, e abbiamo iniziato la partita malissimo, andando sotto 2-0 molto presto. Dopo abbiamo avuto la capacità di stare in partita, di reagire, di fare 3 gol e di tenere la qualificazione molto aperta, perché il nostro stadio ci va a spingere. Premesso che il livello era un altro pianeta rispetto al calcio che si vede normalmente, come mai succede spesso che il Real, era successo ad esempio anche contro il Chelsea, inizi magari con qualche difficoltà in più, poi avete sempre, lei ha sempre la capacità di raddrizzare la partita? No, è difficile dire, è difficile. Cerchiamo sempre di iniziare per il meglio e ci, diciamo, facciamo fatica un po'. È difficile dire perché iniziamo così le partite, come è difficile dire perché le finiamo così. Insomma, questo è il calcio. Di sicuro avete scelto l'opzione di giocarvela a viso aperto? Sì, abbiamo cercato di, come ho detto, prepararla per difendere meglio. Abbiamo sofferto un po', molto di duelli individuali, ci hanno messo qualche palla tra le linee che non dovevano fare, e dopo di giocarcela con la palla. Con la palla abbiamo fatto molto bene. Un'ultima considerazione: ha fatto 14 Benzema, ha fatto 31 gol in stagione, è arrivato a un livello dove non arrivava, l'ultimo che c'era arrivato era Ronaldo addirittura nel 2018. È impossibile non dargli il pallone d'oro in questa stagione? Sicuramente, non so se lo vincerà o non lo vincerà, sicuramente oggi è il miglior giocatore che si vede in giro, non ce n'è un altro con la sua qualità e con la sua efficacia. Grazie. Prego. Grazie.